SIGEP 2019. Siamo allo stand di Costa Group e ci troviamo in compagnia del suo presidente Franco Costa. Buongiorno Franco. Buongiorno a te, grazie. Parliamo di Costa Group, che è un'azienda con oltre 40 anni di vita e di esperienza sul territorio. Tu mi dicevi poco fa che realizzate quasi un negozio al giorno, ma andiamo con ordine, partiamo da 40 anni fa. Come nasce Costa Group? Costa Group nasce che andavo a scuola e avevo iniziato praticamente facendo, pensando di guadagnare 4 soldi, e quindi mi sono inventato, prima vendevo la farina, dopo la farina ho cominciato e poi alla fine ho detto bisogna sdoganare i fornai e ho cominciato a fare dei panifici. E da lì è partita, e però per 40 anni abbiamo solo ed esclusivamente lavorato sul food. Tieni conto che sia io che mio fratello siamo nati dentro un ristorante, quindi noi siamo cresciuti dentro un ristorante, la nonna aveva un mulino, gli zii avevano il forno, mio padre costruiva forni e mia madre aveva dei ristoranti, per cui cosa vuoi che facessi? Potevo fare solo da mangiare. Ce l'avevi proprio nel DNA. Sì, è nata nel DNA. È stata una bella esperienza, tra l'altro abbiamo iniziato prima come piccola falegnameria, poi con l'arrivo anche di mio fratello abbiamo cominciato la vetreria, poi i marmi, poi i vetri, insomma di tutto e di più, e oggi siamo un polo tecnologico incredibile dove nascono i prodotti, i prototipi un po' per la grande industria ma anche per i piccoli laboratori. Mi conto per tante delle ultime fatiche, ti cito Italy a Las Vegas, ma tipo a Los Angeles, ma anche la grande pizzeria a Parigi del gruppo LVMH, quindi insomma capite bene il livello che stiamo parlando, ma contemporaneamente centinaia e centinaia di piccoli locali nel mondo da cui prendiamo spunto e da cui prendiamo veramente la grande idea per andare avanti. Oggi la nostra idea con questa manifestazione è il recupero dei mercati italiani. Quindi stiamo facendo questo mercato di Ravenna, che è praticamente un insieme di angoli, un mercato che ritorna a essere come una volta, lo sentite dalla musica, lo sentite dall'atmosfera, lo vedete dai mobili, e ritornerà a essere un mercato vivo, non un mercato di quelli oggi che ci vai e hai paura anche a entrarci. Ecco, quindi sarà un salotto buono della città. Stiamo percorrendo questa strada che credo sia molto italiana e soprattutto porti cultura, perché noi in Italia oggi abbiamo bisogno veramente di esaltare la nostra storia, la nostra cultura. Il resto purtroppo l'abbiamo un po' perso negli ultimi anni. Franco, nel vostro claim c'è scritto più arte e storia, meno mobili e vetrine. Sì, ma perché semplicemente oggi con le vetrine e nel mercato globale, i mobili, i frigoriferi, tutte queste cose, purtroppo noi le dobbiamo vendere per sopravvivere all'estero. Il problema è che quando le abbiamo vendute, questo nei mercati orientali, mi riferisco alla Cina o all'India, e noi diamo tutta la nostra tecnologia in mano a gente che in quel momento lì noi finiamo i nostri soldi, ma loro hanno i soldi per andare avanti, quindi per assurdo noi ci fermiamo e loro stanno andando avanti con quella che la base le abbiamo data noi, e questo è veramente assurdo. Pensando però che abbiamo una cultura, una storia incredibile in Italia, io credo che abbiamo un bel po' di sopravvivenza pescando veramente nella nostra storia, nella nostra cultura, nella nostra tradizione. Franco, per chi è dall'altra parte e pur conoscendovi non sa come contattarvi, come entrare in contatto con voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui potete scrivere senza alcun impegno? Allora, tanto se ci seguono su Instagram, Costa Group Official, ci tengo molto perché quello lo curo personalmente, quindi girando il mondo vedo tutti i miei locali, me li fotografo e mi piace. È il momento ludico e professional che preferisci? Sì, mi piace proprio. E anche i giudizi che mi danno mi piacciono. E se no, www.costagruppo.net. Benissimo, allora io ti ringrazio per la disponibilità, accetto volentieri il drink che mi hai gentilmente offerto poco prima dell'intervista. Ora è terminata l'intervista, non posso che prelevarlo, drinkare insieme a te al futuro di Costa Group. Grazie. Grazie veramente a tutti, grazie.